Bentornati nel canale delle Burneo e sono qui per il sondaggio che sto facendo allora per la mia valutazione cortesia che è B, quanto ci metto a tornare A. Allora, ho disputato 10 partite online fino adesso, e ne ho giocate 5-7, e ho giocato praticamente solo match day a parte una classificata dell'altra settimana. Siamo a 5 vittorie, 3 pareggi e 2 perse. E le due perse, allora adesso vi porto le ultime tre partite, che tra cui c'è anche una di quelle perse, che è la seconda. E però niente da fare, la valutazione dopo 10 partite è ancora immutata. Ah, mi stavo dimenticando di dirvi, il primo tra l'altro era un laggatore del seriale, cioè laggava a manetta, e gli altri due no. Però tipo pause, 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 tantissime pause. Il primo è proprio laggava a manetta, ok? Vi lascio gli highlights, ciao ciao. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato Immobile! Pazzesco! Troppo solo, troppo libero, troppo... Maradona! Non ci si può permettere di commettere troppi falli in quella zona del campo. Stavolta è andata bene, ma hanno preso un bel rischio. Pogba fa avanzare l'azione. Lancio lungo. Si ricomincia da qui. Mamma mia che regalo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà un critico fallito. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Rabiot. Mohamed Salah. Gioca a sinistra, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ecco il filtrante per Immobile. Il Liverpool si salva in questa occasione. Grandissimo, ottimo intervento in tecno. Occasione d'oro, si avvicina la porta, colpisce il pallone. E adesso possono tornare a controllare il match. Davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto bene. Una rimonta un po' sorpresa, a giudicare dal guato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Il primo tempo è stato un'altalena di emozioni, interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Iniziano i secondi 45 minuti. Ta. Scodella in avanti. C'è un'opportunità. Larga il gioco con pallone a sinistra. Pogba. Salas. Maradona. Recuperano il possesso del pallone. Ecco Immobile. Pericolo in area. Fallo.
adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma... Neuer dice di no! E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente a un colpo di testa. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna legare l'estremo difensore, non si è fatto superare. L'estremo difensore la caccia lunga. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Niente di fatto, azione interrotta. Tocco preciso. C'è la palla lunga in avanti. Mané, il suo pallone è morbido. Pallone lungo in verticale. Koulibaly recupera palla. Rabiot prova a verticalizzare. Aia, Salah! La partita si mette in discesa. Le due impressioni. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Non hanno mollato, mai. Hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fai così. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film inglese o sul film slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. La partita è già cominciata. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Cuadrado, un calciatore che gioca a una velocità pazzesca, non ha paura di nulla e punta sempre un uomo. È sempre interessante scoprire cosa fa quando è il pallone contro, che è un po' di più. Pensavo la stessa cosa, stiamo vedendo se può fare. Sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordare.
c'è l'opportunità per il contropiede, vuole il lancio filtrante. Decidono di giocarla all'indietro. La palla viene rigiocata verso l'interno. Rabiot prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scatta verso il pallone. Tentativo di allungare il gioco. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vieira. C'è la palla lunga, in avanti. Inventa nello spazio. Gomez. Grande intuizione la sua. Duván Zapata non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si può riscoprire per offrire possibilità all'avversario. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a partire in velocità, gioca con un pallone lungo, scatta verso il pallone. E passa! Promes non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Danilo, lungo passaggio in avanti. E sarà rimessa con la mano. Mohamed Salah. Si libera della palla ed evita complicazioni. Dybala. Pallone lungo in verticale. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ha portato scolpito, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Mané. Rabiot tocca in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pogba, se pallone è morbido, allontano, che tentativo, non ha sfruttato bene questa opportunità. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarlo. La gioca a sinistra, palla a Salas, a sinistra con il passaggio, è davvero una bella serie di passaggi questa. Ha dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Scodella in avanti. Riesce ad intercettare. Questa era l'ultima azione del primo tempo. Entrambe le formazioni a riposito per 45 minuti in più tanti hanno sparato a salvo. Non una brutta partita in questo caso. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol.
squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Il Liverpool ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Si avvicina alla porta. E ha lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Paolo Dybala. Gaia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Il Liverpool si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Errore che potrebbe metterli nei guai. Salas. Prova Salah. Pericolo. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Prova la conclusione. Miracolo di Khan. Ha messo la prova al portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Lungo passaggio in avanti. Cerca il passaggio profondo. Non è! Opportunità di ripartire. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lewandowski. Tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Fuori di pochissimo. Prova a giocarla in profondità. E c'è una palla finta. Conclusione. Questa deve essere la svolta della partita. La difesa era ben schierata. È riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Tanto possibile. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Non ha giocato male la difesa, davanti però poco e niente, eh? Poco cinici gli attaccanti e alla fine è uscito il risultato negativo. Invece che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi, temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio!
Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Cristiano Ronaldo! Scattato con un tempismo perfetto. Mané! Vessella si rivincola e conquista la palla. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Valverde. Se ne va. Prova Salah. Danilo. Il suo pallone è morbido. C'è miracolo di Kane. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve il passaggio. Mané! È stato splendido l'intervento del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, è difficile fare meglio di così. Mohamed Salah. La mette sulla sinistra, scatta verso il pallone. Elegante Mané. Tiro davvero da lì. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a rotondo. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 e siamo nell'intervallo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di uso. Difesa ancora decisiva, c'è la palla lunga in avanti. Cerca un compagno, non tenta la conclusione. Attenzione, decisamente. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Valverde. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Qui può partire il contropiede. Si propone in mezzo. Prova il tiro. Che conclusione. Che tiro, ragazzi. Una giocata perfetta. Con questo gol rientrano decisamente in difensori per accompagnare la manovra. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ora Salas. Palla filtrata per Salas. Solo il portiere si può prendere. Salas! Due gol di scatto per noi da pensare adesso. Uno due ben fatto che ha sorpreso la difesa e l'ha messo in condizione di andare in rete. E si riparte con due gol di vantaggio. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. E esce al gol in piedi. E ha fallito una buona occasione da gol. Ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Respinta della difesa. Mané. Messi, Del Piero, ma qui cercherà il tiro, hanno trovato il gol, sono riusciti a rientrare in partita, vedremo se troveranno il pareggio. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a... Ben avanti, si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro, una grande battaglia, molti gol, margine minimo e decisivo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi.
contrasti decisi, giocate di classe, una partita che valeva tutti i soldi del tifo.